Domare il tempo è una capacità che veramente pochi posseggono e le piante, secondo me, sono maestre in questo. E in questo video parleremo proprio di questo, come domare il tempo. Quindi oggi ci troviamo qui nel Museo di Storia Naturale di Milano per parlarvi di una pianta in particolare, ma sono sicura che avrete già capito qual è. Siamo nel Carbonifero, circa 150 milioni di anni fa, quando ancora i dinosauri dominavano questa terra. E c'è questa parola che torna, il tempo. Proprio perché questa pianta è riuscita a domarlo per così tanto che ai giorni d'oggi è consuetudine trovarlo nei contesti cittadini. E soprattutto, ma come c'è riuscito? Il ginkgo molte volte, infatti, è soprannominato un fossile vivente. Facente parte del Gincace, il ginkgo biloba rimane l'ultima specie esistente della sua lunga linea di discendenza. Anticamente originario dell'Estremo Oriente, in particolare in Cina, è riuscito a espandersi con così tanta facilità che ai giorni d'oggi è praticamente consuetudine ritrovarlo nei contesti urbani. Le gincace presentano caratteri veramente tanto primitivi, come per esempio la struttura del legno, che è tipica delle conifere. Non so, avete mai sentito parlare dei brachiblasti? I brachiblasti sono questi rami che hanno degli internodi molto corti tra di loro e a ogni intersezione poi c'è un ciuffetto di foglie. A parte ginchi, mi viene in mente il larice, una pianta che noi nel mondo del bonsai utilizziamo veramente tanto. Si distinguono però dalle conifere perché hanno dei tempi di riproduzione estremamente lunghi, ma di questo ce ne parla meglio la nostra inviata. Ma Giorgia, che te lo sai dire sei in 10 voti di collegamento? fila Giorgia? brachiblasto? Brachiblasto, Eccoti. brachiblasto, brachiblasto, brachiblasto. Sì, Ciao Giorgia, grazie della linea, ben trovata. Siamo qui nel quartiere dei giornalisti a Milano. Ci inseriamo in un contesto urbano residenziale tra un Le Corbusier e case igloo, e proprio qui ho deciso di portarvi per vedere, intervistare l'unica pianta femminile di ginkgo che io conosco. Il ginkgo infatti è una specie dioica, ci sono sia maschi che femmine ed è molto difficile trovare gli esemplari femminili proprio perché producono dei semi che non è che hanno un odore particolarmente gradevole. L'impollinazione ha luogo dall'inverno all'estate e la fecondazione avviene dopo 4-7 mesi, quindi veramente tanto tempo. La maturazione stessa del seme, come possiamo vedere, in parte avviene sulla pianta, ma la parte più importante, quella proprio della maturazione vera e propria, avviene a terra, quindi quando il seme si stacca dalla pianta madre. È proprio a causa dell'odore sgradevole che emana il seme durante la sua maturazione a terra che fa sì che non si trovino così tanti esemplari femminili. Da Milano e dal quartiere dei giornalisti è tutto. A voi studio. Sicuramente la caratteristica più apprezzata di questa pianta è proprio la foglia, con una tipica forma a ventaglio. Ed è proprio questa caratteristica che la rende così riconoscibile e così tanto apprezzata, non solo per questo. Non so se notate, ma la foglia sembra una T ed è questa sua caratteristica che l'ha fatta diventare il simbolo della città di Tokyo. In autunno queste piante, queste foglie si tingono di colori pazzeschi, gialli intensissimi, ed è per questo infatti che sono così ampiamente utilizzati anche in città. E proprio come dicevamo, in contesto urbano è particolarmente facile trovarli, proprio perché hanno questa enorme resistenza non solo alla siccità, ma anche e soprattutto alle malattie. E questo dipende anche da come sono fatte. Loro, infatti, un po' tutte le piante hanno una modularità. Quindi, nel momento in cui una parte si ammala, viene isolata e poi rimossa dalla pianta. Sì, ok, Giorgia, tutto molto bello, ma se volessi un ginkgo e metterlo in vaso? Nessun problema. Anzi, la cosa bella è che il ginkgo si propaga tranquillamente anche da seme, cresce molto tranquillamente. E questo, per esempio, è il risultato di una piantina che ha oramai 10 anni. L'unica cosa è che non si sa ancora se è maschio o femmina. Questo perché i caratteri, poi vengono fuori dopo all'incirca 30 anni, quindi ci vuole veramente tanto tempo. Io personalmente non ho un ginkgo in collezione, non so se lo avrò mai, però comunque sono piante molto belle da avere sia in giardino che in vaso. Quindi ve lo consiglio? Sì, vivamente. La gestione è molto semplice, sono piante che non hanno bisogno di particolari cure, comunque innaffiarle come sempre, concimarle, soprattutto in primavera. Dopodiché in autunno vi regaleranno delle bellissime foglie colorate, gialle, soprattutto. Che palle! È difficile, è molto difficile. E no, 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 tranquillo. Che cos'altro posso dire sul ginkgo? Cazzo, è vero, è l'unica pianta che è sopravvissuta alla guerra mondiale. Quale? La prima o la seconda?
Mi sa che si va verso la terza. Se ce l'avete già, fatemelo sapere nei commenti. Spero vivamente che il video vi sia piaciuto. Se volete, seguitemi anche su Instagram. Vi lascio qui il mio nome, dove trovarmi. Noi ci vediamo a un prossimo episodio. Ciao! Quello era un topo.